Domenica funerea, purtroppo, altro che partite e partiti. Sì, possiamo parlare ovviamente dell'udibrio all'estero del Premier, ma insomma questo lo facciamo ormai come rubrica fissa, certe volte è peggio. E possiamo parlare di calcio, dell'equilibrio del campionato, ma insomma lo si fa con un altro spirito all'indomani di una morte così prematura e tragica come quella di Marco Simoncelli, evidentemente caro agli dèi se lo sono portato via così in fretta. Poi il discorso è naturalmente sulle regole, sulle forme di controllo, sulla sicurezza, sulla tecnica che è spinta al massimo e che sembra fare a meno del controllo sui rischi della vita umana, per la vita umana. Però ricorrono lo stesso, ricorre Valentino Rossi, ricorrono tutti gli altri e, come si dice, lo show deve continuare, lo spettacolo deve continuare. E devo dire che la cosa che mi ha impressionato di più, oltre alla tragedia, è stata la straordinaria disponibilità dei genitori di un ragazzo di 24 anni, il padre a donare gli organi, la madre a invitare a non piangere perché lui non avrebbe voluto. E adesso torniamo a un po' di calcio. La cosa che ha fatto più effetto nella giornata è stata di gran lunga la rimonta del Milan. Il Milan ha vinto a Lecce e nell'intervallo stava sotto di 3 gol, 3-0. Forte il Lecce di colpo, il Lecce che al momento è una delle squadre che chiude la classifica, disattento il Milan che ha ricominciato a alzare la testa e inorgoglirsi un po' in campionato e in Champions, per cui ha preso sotto gamba la trasferta, distratto Galliani in tribuna, al telefono, chi lo sa, tutto questo insieme di cose hanno fatto comunque di un Milan con un centrocampo insufficienze e più squilibri fra difesa e attacco, ha fatto, e un portiere incerto e un arbitro che non sembrava avere un occhio di favore per il Milan, stranamente, e tutto questo ha fatto sì che Lecce stesse avanti di 3 gol. Però io mi domando e dico, Lecce non può dimenticarsi di essere il Lecce, avendo ancora un tempo da giocare contro una squadra come il Milan, che è fatta comunque di grandi giocatori, almeno metà del suo organico è fatta di grandi giocatori e l'altra metà di giocatori più che discreti. La squadra ancora oggi teoricamente più appetibile, papabile per lo scudetto. Bene, un Milan così doveva mettere paura al Lecce. Insomma, la logica vorrebbe che nella patria del catenaccio, nel secondo tempo, non dico che si fossero schierati tutti e 10, 11 col portiere sulla linea di porta, ma presidiare la propria metà campo sembrava il minimo. Invece, spensieratamente, hanno lasciato giocare Boateng, che si è scoperto triplettista, ha fatto 3 gol in 4 secondi o poco più, e ha segnato un gol in fuorigioco, ma con questo è andato a pari con il rigore dato al Lecce nel primo tempo. Tempo che non c'era, e insomma il Milan alla fine si è portato a casa il risultato. Questo se non contribuirà a far sentire il Milan troppo al di sopra delle altre, invece costituirà un'ottima spinta, una molla per riprendere la testa della classifica. Adesso il Milan è bene o male molto vicino, è a 4 punti, continua a essere a 4 punti perché l'Udinese ha vinto, ma insomma c'ha sempre meno squadre davanti. L'Udinese è meritatamente in testa, non ha fatto niente di strano, fatto il suo, vediamo fino a che punto lo farà, perché già mercoledì nel turno infrasettimanale gioca a Napoli, è una partita delicata per tutte e due le squadre. L'Udinese non ha niente da perdere se non la testa classifica, e il Napoli, se dovesse perdere in casa con l'Udinese, si vedrebbe staccato sensibilmente, quindi sarebbe una cosa, un contraccolpo duro. Quindi stiamo a vedere. Dietro l'Udinese c'è l'Atalanta in termini di punteggio, se non avesse avuto la penalizzazione, e la Lazio. La Lazio ha preso il via, evidentemente già l'anno scorso era competitiva, quest'anno lo è di più con Sissé e con Klose, e quindi staremo a vedere. Delle squadre più interessanti, diciamo così, segnalo che il Cagliari è ancora su in classifica e che per esempio la Juventus sta perdendo colpi. Vediamo, domani sera c'è già Juventus-Fiorentina, quindi fa effetto vedere che la Juventus rischi di smarrire la credibilità che si era guadagnata all'inizio di questo campionato. Vedremo quello che succede. La Fiorentina è poca cosa, perlomeno se è una buona squadra simula molto bene, ecco, mettiamola così. È interessante dietro la Roma, dicevo, perché sta aggiustando
aggiustando il tiro tecnico in attesa di aggiustare quello societario, e tutto sommato forse per certi versi c'è da aspettare l'Inter, perché ha giocatori effettivamente tecnicamente troppo all'altezza della situazione per pigolare in fondo alla classifica. Però gioca subito contro l'Atalanta e quindi nerazzurri contro nerazzurri nel turno infrasettimanale. Rischia l'Atalanta? No, rischia l'Inter, e questa è già una notizia.